Gentili telespettatori, da Andrea Di Pre, ben trovati, sono a Fiumicino, Roma. Torna sui grandi schermi, torna nelle vostre case, l'arte di uno degli artisti più validi che ci sono ancora viventi, un artista che ha una storia del tutto particolare, abituato a calcare le scene più importanti del mondo, un artista che ha dovuto superare incidenti, violazioni incredibili, ma oggi è qui per entusiasmarvi e soprattutto per permettere ai grandi collezionisti di entrare di nuovo nel suo mondo. Tutte le opere sono catalogate, gran parte delle opere, ma insomma con me è un grande piacere nel poter incontrare, anche un grande onore essere qui nel nuovo studio romano di Fiumicino, dell'artista Giacomo De Michelis. Giacomo, è un piacere essere qui con te in questo momento. Piacere mio. Allora, dopo 8 anni ritorno, eh? Dopo otto anni torni a Roma, che ti ha visto nascere nel 30. Perché sono stato 2 volte con l'olio santo in fronte e l'ospedale, dopo 8 anni, mi hanno dato la possibilità di rimettermi a dipingere. E ho ricominciato adesso. Questi sono i primi quadri che sto rifacendo. Giacomo, vediamo brevemente la tua storia. Sei nato a Roma nel 30, brevemente. Quello che vuoi, perché è uno scoop anche averti in televisione. La mia storia è che io ho nasco figlio del conte De Michelis e non volevo fare la carriera che fanno i familiari. Mio nonno però era scalpellino, era scultore, e allora io, a forza di vedere mio nonno, mi sono innamorato dell'arte e ho cominciato a dipingere male da bambino. Poi ho cominciato a conoscere personaggi tipo Salvador Dalì, con il quale ho fatto una mostra. Ha voluto fare la mostra vicino a me, Salvador Dalì, a Roma, alla Sala del Bramante. Quindi pensate anche all'impacco. Salvador Dalì. Poi sono stato compagno di Paloma Picasso, la figlia di Picasso, e ho conosciuto Picasso. Poi sono stato pupillo di Henri Miró e mi hanno invitato alla loro fondazione a Parigi, ma io non ci sono potuto andare per gli incidenti che ho avuto con i terremoti. E tutti quanti mi dicevano che sono un genio e che soltanto io non so di esserlo, perché io non mi considero un grande pittore, ma un piccolissimo artista, un piccolo artista. E loro, queste persone mi dicevano, anche Sgarbi, quando mi incontra, mi dice: ecco il nostro grande genio, ce l'ho per iscritto, me l'hanno messo, e dice: tutti sanno che lui è un genio e lui non lo sa. A me dicono questo. Poi dopo ho avuto questi incidenti, 2 volte operato in testa per colpa dei terremoti. Ecco, perché diciamo che tu hai avuto grande successo, poi improvvisamente, pensate, 2 calamità naturali, 2 terremoti hanno travolto, Aquila e Crotone e Aquila, mi hanno distrutto lo studio, sia uno che l'altro, e io sono rimasto senza soldi, senza quadri, senza tele, senza colori, senza niente. E per ben 2, non sapendo dove andare a dormire, quando sono uscito dall'ospedale, al primo coma, quello di 8 giorni, non sapevo dove andare a dormire, e sono andato a dormire sotto un ponte, per fortuna che era d'estate, insieme ai barboni. Poi, dopo qualche anno, terremoto di Aquila. Ah, dell'Aquila, bravissimo. Al terremoto dell'Aquila, 40 giorni in coma. Tutte e 2 le volte mi hanno dato l'olio santo. Stavo per morire. Comunque, mi sono salvato. Adesso sei qui, e cosa vuoi dire al pubblico che ora ti sta guardando? Sono qui e voglio dire al pubblico che i quadri che hanno comperato da me
anche in tutto il mondo. Kirk Douglas, un quadro mio l'ha pagato $30,000. Frank Sinatra, quando era vivo, $25,000, e ho le lettere che mi ringraziano. Sean Connery, un piccolo quadro mio, $5,000, tutti venduti a Via Margutta a questi personaggi. E Kirk Douglas, adesso poi Tony Renis mi ha invitato a Miami, perché vorrebbe che io andassi a Miami ad aprire uno studio, però non ce la faccio più ormai, c'ho 77 anni. Giacomo, brevemente, vediamo alcune tue opere. Qui abbiamo subito un'opera che rappresenta il basico istinto per la seduzione. Questa che cosa rappresenta? Il basico istinto per la seduzione. Questo è un momento d'amore tra due persone che si amano follemente. Che tu hai intitolato in che modo? Io l'ho intitolato Il Paradiso, perché questo è un paradiso. Queste sono le gambe della donna. Le gambe della donna. Ma il titolo esatto che hai dato qual è, Giacomo? Il titolo esatto? Il titolo esatto è 69. Non lo voglio dire in italiano, perché no, se no... Dillo in italiano. Vabbè, questo è un 69. Questo sta leccando la figa una donna. Incredibile, l'opera è potentissima, complimenti. Bene, continuiamo ancora, Giacomo. E l'ho fatto 30 anni fa. Oh, me l'hai fatta di te. Questa invece, perché l'amore mio, nella vita mia, l'amore... Beh, tu rappresenti spesso scene sessuali, comunque. Anche scene sessuali. Questa è una donna sdraiata, nuda, che gli ho fatto la figa rossa, color oro. Oro, perché le donne hanno l'oro, non ce l'ha la Lega l'oro, l'oro ce l'hanno le donne in mezzo alle cosce. No, ma comunque certo è la violenza antropofaga delle cosce che l'artista rappresenta. Io rido perché voglio cogliere tutto in modo molto istintivo, ma è normale, Giacomo, che hai una storia e un'unicità che parla chiaro con tutte le cose che hai fatto negli anni. Io te l'avevo detto, cioè, per telefono. Vediamo anche questa. Questa invece è il culo della Marini. Ah, questa sarà contenta l'artista. Che io le ho dato due titoli. Il paradiso degli dèi, però in effetti è il culo della Marini. Vedi? Tutto d'oro. Complimenti, incredibile. Allora, continuiamo ancora, Giacomo. Però sono tutti pezzi importanti questi qui. Chiamate l'artista per avere le quotazioni. Stiamo pure questo sul discorso Marini, ormai stiamo sul discorso sessuale. È il culo della Marini, non monocolore. Ascoltate, guarda il culo che ho fatto, stupendo, incredibile, tutto a rilievo, Giacomo, ascolta, sei il più grande, perché hai dimostrato che un grande artista può impiegare gli stessi strumenti linguistici per rappresentare Venezia come immagini istintive come queste. Guardate ancora una cosa. Questa invece... Questa è una donna, moderna. È una donna in ginocchio sulla spiaggia che si è tolta anche il suo perizoma e sta prendendo il sole senza perizoma. Questo è un perizoma vero, è vero, eh? Non me l'ero accorto, è vero, certo. Questo è un perizoma vero. Questo qua l'ho intitolato. Va bene, Giacomo, fermati. Il perizoma rosso. Beh, Giacomo, questo lo dico in questo momento, poi andremo di là a vedere altre sì. Opere tue. Mi dicevi che hai da mostrarmi altre opere, giusto? Sì, 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 belle, belle, più belle di queste. Ecco. Se queste ti sono piaciute. Moltissimo. So che tu rappresenti anche immagini su città, giusto? Su città.
Roma rappresento più che altro, e qualche volta è Venezia, perché sono le due città dove io ho avuto i più bei amori miei in Italia. Quello lì, per esempio, è un quadro che ho fatto quando stavo in America. Si rappresenta il triangolo d'amore, però, eh? Certo. E è così rappresentato. Queste sono le quattro donne. Questi sono due fiche, vedi? Le due fiche con la clitoride. Questo è un coglione, che è l'uomo, e tutti e tre stanno dentro a un triangolo d'oro, però lui è il coglione e loro sono le fiche. Poi c'è il vizio delle sigarette. Beh, comunque, no, scusami, la tua scrittura esatta è incredibile, perché in realtà la tua è una scrittura, cioè l'opera in realtà ha il suo significato. Cioè, certo, e mica porcheria. Questi qua sono due fighe d'oro, perché per me la figa è d'oro, è sacra e d'oro. E questo è un coglione, che è l'uomo, perché l'uomo è un coglione e la donna è... Beh, insomma, comunque aspettiamo che... mi dicevi che hai fotografie che volevi mostrarmi, sì. Giusto? Beh, non ho capito, in che senso? Te le porti via. Ah, immagini di opere tue? Sì, non mie, di altri quadri. Ah, ok, realizzato. Giusto, di quadri che hai? Ecco. E adesso invece ti faccio vedere i quadri. Di là. Un'ultima cosa, molte opere tue e me sono state perdute per colpa in seguito ai terremoti. Allora, al terremoto, l'ultimo che ho avuto, quello dell'Aquila, all'Aquila 170 opere sono state perse così, mentre invece quello di Crotone oltre 200 opere che io ritenevo tutte pronte per mandarle a Los Angeles, certo, a Tony Renis, che me le consegnava ai suoi amici attori, Charles Bronson, amico mio proprio. Charles Bronson, eravamo amici, io, lui, la moglie. Io ero amico di tutti questi qua, però sono morti. Io ho quasi 80 anni, ancora campo, per disgrazia. Comunque avete visto, gentili telespettatori, alcune delle opere dell'artista Giacomo De Michelis, un nome conosciutissimo nell'ambito storico-artistico. Questa realtà, questa è vera arte, tutto il resto è soltanto una superfetazione. Complimenti a Giacomo e grazie a voi per averci preferito. A presto.